non hanno problemi. No, non rispondo a domande, faccio una semplice dichiarazione. Buongiorno a tutti, grazie a voi tutti di essere qui. Io faccio parte di voi, sono una vostra collega e tante volte sono venuta a fare le camere ardenti da quel lato della barricata, adesso mi ci trovo io. Per questo ho deciso di fare questa breve dichiarazione, per il profondo rispetto che ho per il nostro mestiere, per i miei colleghi e per tutti voi che oggi siete qui. Niente, io sono contenta che il Campidoglio, ringrazio il sindaco Gualtieri, abbia deciso di tributare questo omaggio a mia madre, che vive a Roma oramai da sempre, è qui che ha trovato la sua fortuna, il suo successo, ma soprattutto ha trovato l'amore del pubblico. Lei ha sempre condiviso tutto, molti di voi lo hanno documentato, gioie, dolori, ascese, ricadute, successi e gli insuccessi, perché tutti noi ne abbiamo della vita. Ha pagato sempre in prima persona per i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l'ha osannata, a volte l'ha dimenticata, così come pure tanti altri ambiti, diciamo, artistici. Ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità, se n'è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà, perché ha sempre donato tutto quello che ha guadagnato a chi aveva più bisogno. Perché è una donna che è stata sfollata durante l'ultima guerra, è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella ed è stata capofamiglia di se stessa e del resto della sua famiglia da quando aveva 15 anni. Non ha mai da 12 anni anzi, è stata capofamiglia di se stessa da quando aveva 12 anni. Da quando aveva 12 anni a l'altro ieri ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, ha cresciuto 3 figli in assoluta solitudine. E questo per noi è stato un esempio infinito di dignità, di indipendenza, di testa libera. Perché mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne negli anni 60 quando nessuno ne parlava, per il diritto al divorzio, all'autodeterminazione delle donne, alla carriera, agli stipendi uguali, perfino per il fine vita si è battuta, perché nessuno soffrisse, perché ognuno potesse avere l'autodeterminazione di andarsene da questo mondo quando e come volesse. E anche i diritti degli animali. Mamma ha salvato dalla strada 2 cani che ora sono a casa e tutto ieri, pensate, hanno pianto vicino a me, vicino ai miei fratelli, perché gli animali a volte sono meglio degli uomini. E quindi... sempre migliori degli uomini. Beh, insomma, io qui conosco tante persone che sono delle brave persone, su, non esageriamo. Però, ecco... Vi prego solo, mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa, una donna di cultura che nonostante la guerra le abbia impedito di avere un titolo di studio come abbiamo tutti noi oggi, non ha mai passato un giorno della sua vita senza leggere. E posso dire che fino a quando gli occhi glielo hanno permesso, cioè pochi giorni fa, ha sempre chiesto ogni mattina la sua copia cartacea del Corriere della Sera. Perché lei i giornali li voleva leggere, toccare, sentire l'odore dell'inchiostro come quando ho cominciato io a fare la giornalista e i computer non c'erano. Per cui grazie a tutti voi, grazie per quello che avete detto in questi giorni, perché so che avete detto delle cose molto carine, grazie a tutti i programmi televisivi, ai telegiornali, grazie alla mia RAI, la mia grande, meravigliosa azienda nella quale lavoro da 37 anni e che attraverso i suoi dirigenti, attraverso i colleghi, i montatori, i tecnici, primo di tutti Alberto Matano, vi prego, fatemi ringraziare Alberto Matano, il direttore del mio programma La Vita in Diretta, che è stato un fratello, una carezza sul cuore in tutti questi giorni, anche quando lui solo sapeva di come stava mia madre e non ha mai, mai, mai detto una parola a nessuno. Lo sapete, un giornalista quando ha la notizia non vede l'ora di darla. Alberto l'ha tenuta per sé e mi ha rispettata. Alberto, da oggi sei mio fratello. Grazie, grazie a tutta la dirigenza della mia grande, infinita azienda.
Allora, anch'io volevo ringraziare infinitamente il sindaco di Campidoglio, vorrei ringraziare tutte le persone che so che vogliono bene alla mia mamma, perché è stata una mamma sincera, una mamma vera, è stata sempre molto presente con noi. Una parte di me se n'è andata con lei, dal suo in cielo. Niente, ora solo ricordo della mia mamma che era veramente sincera, bella, dolce, apprensiva, con una pazienza fuori dal comune, che ha sempre fatto qualsiasi cosa per noi. E niente, vi ringrazio ancora tutti quanti per l'affetto che le date, lo sentiamo tutti, tutte le mie sorelle. E niente. Ho stretto la mano fino all'ultimo respiro e ti saluto, mamma. Stammi vicino, bambina, stammi vicino.